Buongiorno, vediamo un po'. Allora, detto ieri della partita, scusatemi per la voce, ma qua veramente questa cappello di influenza non mi dà tregua. Non è Covid, ho fatto due tamponi, non è Covid. Quanto pare non è Covid, di cui uno è pronto soccorso, quindi ma lo so. A proposito di tamponi di Covid, sta facendo, come inevitabile che fosse, sta facendo discutere il nuovo protocollo sul calcio, che prevede che la gara si giochi quando si hanno a disposizione 13 giocatori. Sapete che c'è? Io sono d'accordo. E sapete perché? Scusate, oggi anche la, che so, una Sampdoria, un Verona, un Sassuolo, che non fanno le coppe, hanno una rosa di almeno 30 calciatori. Hanno una rosa di almeno 30 calciatori. A meno di un'ecatombe impensabile, i 13 giocatori ci sono. Fai conto come se fossero infortunati quelli positivi. No, che adesso ogni scusa buona per creare caos, per rinviare, per fare e per dire. No, perché noi dall'estero si copia sempre, sempre in peggio, mai in meglio. Che sono saltate molte partite della Premier League in questi giorni. E noi ogni motivo è buono, ma perché siamo italiani, siamo piagnoni. Io ieri Bologna-Inter, per me si doveva giocare. Chi se ne frega che il Bologna aveva non so quanti positivi. Se no mi dite che senso ha fare una rosa di 40 giocatori. Mi dite che senso ha fare una rosa di 30-40 calciatori. Cioè, un altro po' non c'era un roster di football americano così tanti elementi. Quindi cosa cazzo vi lamentate? Quando vi capita ve la tenete, come se aveste degli infortuni, come se aveste un qualcosa, come se aveste degli squalificati, mettiamola così. No, perché adesso il Covid sta diventando una scusa, sta diventando una scusa per creare mille alibi. Ieri sera il Napoli vi ha dimostrato che se si è competenti e se si fa bene una squadra e se si ha un bravo allenatore, i risultati si ottengono lo stesso, signori. Io ricordo, invece adesso siamo diventati tutti piagnucoloni, ma c'è uno spartiacque, perché il calcio italiano non era così. C'è uno spartiacque che è il 1998, il famoso 1998 del rigore di Ronaldo, eccetera eccetera eccetera, a prescindere dai torti e dalle ragioni. Lì che si è cominciati a cercare appigli, ora in questo, ora in quello, e la Juve ruba, e lo scandalo arbitrale, la moviola in campo, e tutte ste puttanate qua che dicevano. Tutto questo voler rinviare le partite è figlio di quel clima, no figlio, oramai è nipote di quel clima più che figlio, creato sia ad arte oltre 20 anni fa. Quasi 24 anni fa, quasi un quarto di secolo fa. Ma è così, signori. Io ricordo un Lazio-Juventus, era il primo anno di Lippi, giusto per continuare nell'elogio del Napoli di ieri sera, che mi ha fatto un'ottima impressione. Il Napoli di ieri sera, io ricordo un Lazio-Juventus, era il primo anno di Lippi, fra squalificati, infortunati, indisponibili vari, la Juve aveva fuori, si giocava a Roma, Lazio-Juventus, si giocava, cioè la Juve aveva praticamente fuori mezza formazione titolare o giù di lì, aveva fuori, e all'epoca non c'erano tutte queste panchine lunghe, tant'è vero che quel giorno i juventini lo ricorderanno, esordì un giovane Grappi che fece il gol del 4-1
perché la Juve in casa della Lazio, allenata dal da signor Zeman, guardate che formazione aveva la Lazio, aveva Casiraghi, Signori, Rambaudi, Cravero, Marchegiani in porta, Negro, il giovanissimo Nesta, Chamot, c'era Boxic nella Lazio, Winter se non sbaglio c'era anche nella Lazio, c'era uno squadrone. Eppure la Juve, che andò sotto 1-0, vinse quella partita portandosi addirittura sul 4-1, fece due gol del Piero, mi sa, uno meglio dell'altro, fu uno dei primi gol alla Del Piero, non il primo in assoluto. Lì si vide uno dei più bei gol alla Del Piero all'Olimpico quella sera. Del Piero aveva 20 anni, cioè noi non avevamo Baggio, non avevamo mi sa Vialli, c'era solo Ravanelli, c'era. Poi nel secondo tempo giocò Marocchi, che non era titolare in quella squadra, non avevamo Deschamps, non avevamo Kohler, insomma c'era Rampulla in porta, c'era Rampulla, non c'era neanche Peruzzi, eppure si vinse 4-3. E quella Juve, detta una dimostrazione di forza, ne avrebbe data una ancora più devastante in casa del Parma a inizio 95. Quella Juve giocò, vinse e andò avanti. Poi la partita dopo, che era la partita prenatalizia, era Juve-Genoa 1-1, dove ci annullarono un gol che era entrato di mezzo metro in porta, no, perché i gol fantasma li abbiamo avuti anche a sfavore, che ne dicano gli altri, i gol fantasma a Foggia quell'anno, a Foggia fu il caso al contrario, dove la palla non entrò e si perse 2-0, dove la palla non entrò ma l'arbitro assegnò il gol, e non c'era la goal light technology, non c'era il VAR, non c'era tutto il resto. Però in questo episodio non se lo ricorda nessuno, quello perché sto parlando proprio di Domo Juve, può darsi, quello perché all'epoca si pensava a giocare a vincere. Dal 98 in poi inizia l'arte del pianto. Come è andata a finire? Che non è difficile vedere come è andata a finire. Guardate gli albi d'oro delle coppe europee dal 89 al 1998, e guardate gli albi d'oro delle coppe europee dal 98-99 in poi. Non fu solo quello, perché poi c'è fu anche il discorso dei soldi della Champions, che la Coppa UEFA non interessava a nessuno e tutto il resto. Il calcio italiano va in declino proprio a partire dal 1998, perché signori, vi faccio un esempio. Nel 98 la nazionale di Cesare Maldini va fuori ai calci di rigore con la Francia, che poi vincerà il mondiale ai quarti di finale, la famosa partita dove Baggio non fa gol per un centimetro con quel tiro a volo, altrimenti a casa ci sarebbero andati loro. Eppure all'epoca si gridò al fallimento. È vero che quello era uno squadrone, cioè, è praticamente la nazionale del 2006 più giovane, con Vieri al posto di Toni, con Baggio al posto di Totti. Cioè Totti non fu convocato ai mondiali di Francia 98, non perché Maldini fosse un idiota, ma perché signori, è vero, poi non so chi si fece male, Ravanelli e convocò Enrico Chiesa, ecco, io avrei convocato Totti, non Chiesa, ma per fare la riserva, perché l'attacco di quella nazionale, signori,
Vieri, Roberto Baggio, Del Piero, Inzaghi. La quinta punta la venne a fare Chiesa, Enrico Chiesa. Si gridò a fallimento. Si gridò a fallimento. Mentre guardate com'è cambiata la mentalità nel 2016, la nazionale di Conte, per carità, bellissima, va fuori ai calci di rigore con la Germania, sempre ai quarti di finale, e quasi quasi vengono portati in trionfo. Quasi quasi vengono portati in trionfo. Questo per dire cosa? Che all'epoca si aveva una mentalità vincente, dove un piazzamento più in basso delle semifinali era un fallimento, era un fallimento. Invece adesso si festeggia un quarto di finale addirittura. Ma tutto questo è nato a due date precise, anzi, a due date precise. Tre date precise. 1996, sentenza Bosman. 1998. Caso Giuliano Ronaldo, caso doping e tutto il resto, 98, e 1999 con il cambio della formula della Champions League, con la sparizione della Coppa delle Coppe, il cambio della formula della Champions League. Errore madornale, non errore madornale, visto da noi italiani, per me è stato un errore madornale. Un errore madornale come è stato concepito da noi. Magari l'UEFA poteva ovviare alla soppressione della Coppa delle Coppe, che so, in Champions ci vanno le prime tre più la vincente della Coppa nazionale. Già sarebbe stata una cosa più. Niente, è così. Da allora abbiamo pensato solo a piangere e ai soldi della Champions League, a prescindere dalle ambizioni di vittoria. E già all'epoca, perché è così, ragazzi, guardate il rendimento delle squadre italiane. Cambia da un anno all'altro nelle Coppe Europee, cambia veramente da un anno all'altro, eppure non le stesse squadre. Signori, la Juventus che aveva fatto con i Zidane, Del Piero, i Davids, eccetera. La Juventus che aveva fatto due finali di Champions League con quella squadra lì, no, che aveva fatto in 4 anni quattro finali europee, tre di Champions, una di Coppa UEFA, e una semifinale con Manchester United senza Del Piero, con Ancelotti in panchina e con Fonseca e Snyder in attacco, perché bisogna anche ricordarselo. La Juve che in 5 anni, dal 95 al 99, anzi, la Juve che dal 93 al 99 fa, o meglio ancora, la Juve che negli anni 90 disputa sei finali europee, due semifinali, un quarto di finale. Nel 2000 va fuori agli ottavi col Celta Vigo 4-0, ricordate? Va fuori agli ottavi col Celta Vigo. E in quella squadra giocavano Zidane, Del Piero, Davids. Ma non è che le altre stessero meglio. Il Milan, vogliamo ricordare il Milan? Oddio, in quegli anni era un po' in fase di ricambio il Milan. Però il Milan va fuori nei gironi in Champions, ma fuori da tutto. A Istanbul con Galatasaray va fuori da tutto. L'Inter poi non ne parliamo. L'Inter viene eliminata nel 99 in Champions League dal Manchester United. Non va in Coppa. Nel 2000 va fuori ai preliminari con l'Helsingborg, in Coppa UEFA va fuori con l'Alaves. L'Inter del 5 maggio si fa eliminare in semifinale dal Feyenoord,
nella Coppa UEFA, delle quinte e delle seste classificate. Per dire, avevamo proprio perso fame, eppure le squadre erano le stesse. Abbiamo avuto un sussulto di dignità, quando abbiamo riavuto un sussulto di dignità? Nel post mondiale Corea, dove, così come repentinamente le squadre italiane tutto in un tratto erano apparse non più competitive, così tornano competitive, tant'è vero che nel 2003 cosa accade? Nel 2003 accade che abbiamo tre semifinaliste su quattro in Champions League, la finale Milan-Juventus e l'Inter in semifinale. La stessa Roma, se non si suicida in casa con l'Ajax Ibrahimovic, va ai quarti di finale anche la Roma. Perché la Roma, disgraziata in quella stagione là, disgraziata è tutto, è la Roma che ti va a vincere al Bernabeu con gol di Totti. Come vedete, si riebbe un sussulto per 3-4 anni, sussulto che è stato definitivamente spento da Calciopoli. Spento da Calciopoli. Perché, come ho sempre detto, le due vittorie in Champions League post-Calciopoli delle squadre italiane, quella del Milan avviene assolutamente tipo Italia dell'82, che si sveglia un paio di... o Juve nel 92-93, attenzione, che si sveglia d'improvviso, azzecca due o tre partite alla grande e ti vince la Champions. È quella del Milan, ben lontana dal Milan di Sacchi, dal Milan di Capello... Ok, per dire, il Milan di Ancelotti avrebbe meritato molto di più nel 2005 che nel 2007 di vincere la Champions League. È stata una Champions estemporanea. E poi c'è la Champions dell'Inter, che anch'essa, se vogliamo, è estemporanea. Perché, oddio, l'Inter è l'unica che, grazie a Calciopoli, aveva mantenuto l'ossatura e la competitività di squadra pre-Calciopoli, perché le altre erano state praticamente o distrutte o logorate. Ma attenzione, 2010 escluso, ha fatto ridere anche l'Inter nelle coppe, nel post-Calciopoli. 2010 escluso, ha fatto ridere anche l'Inter nelle coppe. Ecco, sono partito dal Covid per arrivare a questo, che siamo un popolo di piagnoni e che ben venga questo nuovo protocollo. Io, quando la federazione decide bene, quando federazione e Lega decidono bene, io sono d'accordo. Io non attacco le istituzioni per partito preso a prescindere, perché è diventato uno sport troppo facile in Italia attaccare le istituzioni. Si attaccano le istituzioni per non guardarsi dentro, per non voler prendere atto delle proprie mancanze. Ma l'italiano è così, è sempre stato così. L'italiano è sempre stato questo tipo, questo soggetto qua. Comunque, raga, speriamo di tornare presto ai livelli di normalità, anche se oggettivamente sono un po' pessimista, per le motivazioni che ben conoscete, che ben vi ho raccontato. Vi invito a iscrivervi al canale, sperando di star meglio. Ho cominciato una cura antibiotica, che mi ha rotto il cazzo questa tosse. Non è Covid, ripeto, non è Covid. E vi invito a iscrivervi al canale. Ciao.